Stadio Comunale di San Giovanni, campionato di eccellenza di fronte Marignanese e Bellari. Leggiamo le informazioni che scenderanno in campo per mister e Moltalti, Gentilini, Politi, Righetti, Bolzonetti, Mazzoli, Bonavitacola, Fabbri, Cuomo, Diaddario, Ballerini, Santoni. A disposizione Cuomo, Valentini, Mazzoli, Badalassi, Palumbo. Risponde il Bellaria di mister Mosconi con Di Leo, Mora, Marco, Fonzino, Starita, Bencista, Foschi, Cicchetti, Renzi, Mastroianni, Muggeo, Di Filippo. In panchina Capizzi, Neneruso, Mariotti, Caporali, Raimondi, Ura. Minuto 15, parte forte il Bellaria, fase di ripartenza per gli uomini di Mosconi e Di Filippo che la mette dentro in due tempi. Bellaria 1, Marignanese 0. Minuto 19, palla inattiva molto pericolosa per la Marignanese, dal limite dell'area il sinistro di Fonzino, la punizione non è sbagliata, palla all'incrocio dei pali, clamoroso il risultato a San Giovanni Marignano, Marignanese 0, Bellaria 2. Al minuto 20 è bella la situazione della Marignanese, ma buona vitacola a trovare la porta. Minuto 21, passaggio pericoloso della Marignanese, il tiro di Di Filippi è parato da Gentilini, poi ci riprova Cicchetti ma è fuori gioco. Minuto 27, Santoni entra prepotentemente in area di rigore, va a terra, spinto da Starita, rigore netto per il direttore di gara, ci sarà l'espulsione anche del tecnico del Bellaria, Mosconi. Dal dischetto si presenta Politi, palla centrale, gol, non può niente Di Leo, si accorcia la distanza per la Marignanese, Marignanese 1, Bellaria 2. Minuto 33, punizione per la Marignanese, Politi sulla palla, poi la sfera finisce sui piedi di Santoni che tira però alto. Minuto 38, questa volta è la volta di Fabri, il suo tiro è debole, riesce a parare agevolmente Di Leo. Minuto 39, retropassaggio ancora sbagliato degli uomini di casa, ancora non sufficiente, poi si infila Muggeco, non riesce a infilare la porta, libera positivamente Bolzonetti. Minuto 43, ci prova ancora Di Filippo, marca Bellaria, questa volta para Gentilini senza problemi. Si va alla seconda frazione di gioco, sembra migliorata un po' anche la visibilità. Il cross è di Fabri, colpisce di testa Bonavitacola che non c'entra lo specchio della porta. Minuto 60, cross di Fabri, il tiro questa volta è di Daddario, vola Di Leo. Minuto 76, siamo al limite dell'area, questa volta il tiro da fuori dalla Marignanese di Bolzonetti che sfiora veramente di poco il palo. Minuto 83, la palla sui piedi di Fabri, la squadra nel mezzo, arriva Mazzoli in scivolata che non sbaglia, pareggio della Marignanese, cambia ancora il risultato, Marignanese 2, Bellaria 2. Forcing Marignanese, incursione da sinistra, la palla viene messa nel mezzo, arriva Mazzoli, arriva a dire in rete il gol del clamoroso vantaggio, il gol che chiuderà definitivamente la partita, una partita equilibrata, ma questa volta dice Marignanese, Mazzoli mette dentro, gol finale, Marignanese batte Bellaria 3-2. Ci di nuovo insieme per la seconda parte di Calcio.Basket, parleremo di Serie D, eccellenza e promozione, ovviamente Attilio Fabri e Silvia Pedini sono rimasti con noi, come sempre, e iniziamo subito con il presentare invece i nostri ospiti che sono cambiati a partire dalla promozione, partiamo dalla Cattolica, perché nessuno da Cattolica ci manderà messaggi stasera, io no, penso, per no. loro. Cioè, credo non più, perché li hanno già consumati tutti. A me negli anni non ci stanno più nel server. Sono, a me già da oggi me li hanno iniziati a mandare. È già finito lo spazio. Allora vado subito con il presentare un difensore delle Cattolica, Roberto Tinti. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Roberto. Accanto a Roberto un collega difensore, se non sbaglio, giusto? Buonasera. Alberto Tomasini. Buonasera a tutti. Buonasera Alberto. Dalla promozione saliamo subito di categoria, andiamo in eccellenza, andiamo a Cervia, è venuto a trovarci il centrocampista del Cervia, Leone Savadori. Buonasera Leone. Buonasera.
Restiamo in eccellenza perché è tornato a trovarci Jacopo Muggeo, attaccante del Bellaria. Buonasera, buonasera. Ciao, ciao Jacopo. Allora, iniziamo subito dal Cattolica, il Cattolica che ieri ha vinto contro il Gatteo, a Gatteo, quindi Roberto continua il vostro buon momento, avete inanellato un'altra vittoria, oltretutto fuori casa, che non guasta mai. Sì, anche perché comunque durante la settimana, parlando col mister che aveva valutato che comunque dall'inizio dell'anno fuori casa non avevamo un rendimento, diciamo, soddisfacente, è stata una bella soddisfazione portare a casa i tre punti, pur soffrendo in alcuni momenti, ma dimostrando il buon stato di forma che abbiamo ultimamente. Decisamente un buono stato di forma, infatti Alberto avete vinto 4 partite di fila e 5 delle ultime 6. Direi che avete cambiato marcia dall'inizio. Sì, sì, è andata bene, eravamo partiti un po' male, poi adesso stiamo riprendendo e sta andando bene. Cosa è cambiato? Ma sono cambiate poco, forse la mentalità più che altro. Ci ha dato il mister nuovo e un po' il gruppo, ci stiamo divertendo forse un po' di più. E... beh, adesso è arrivato il portiere nuovo, è arrivato... Brighi, insomma, vi siete anche rinforzati sul mercato. Sono arrivati giocatori importanti. Importanti, ecco, per la seconda categoria, per la promozione, cioè, voglio dire, gente che l'ha già fatta ed è valida anche. Sì, sì, è sicuramente un vantaggio che abbiamo avuto, e grazie al presidente che ci ha portato questi giocatori. E... speriamo di continuare su questa strada qui, insomma. Di continuare così, Roberto, sei d'accordo sui cambiamenti? Io, diciamo che parlando poi proprio in privato con il mio compagno qui di fianco, avevo dichiarato che se le ultime 2 giornate d'andata avessimo ottenuto 6 punti, potevamo puntare a qualcosa di grande. Abbiamo ottenuto 6 punti, io che sono uno degli ultimi arrivati perché vengo da fuori, credo in questa squadra, credo ai miei compagni, ho sposato in pieno il progetto e tutto quello che c'è attorno, quindi spero veramente di togliermi delle soddisfazioni che negli ultimi anni non ho avuto manco l'opportunità di poter provare ad ottenere. Molto bene, molto bene. Invece, Leone, per quanto riguarda il Cervia, ieri avete perso a Faenza, contro il Faenza, a Faenza ci può anche stare, subendo però subito 2 gol nei primi 20 minuti e... quello no, magari. Quello, sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Siamo stati meno cattivi di loro, abbiamo approcciato la gara non come facciamo di solito e i gol sono arrivati subito, 1-2, tac tac. E dopo abbiamo accorciato le distanze con il nostro capitano James, che ha fatto gol su rigore e abbiamo sprecato qualcosa. E dopo nel finale abbiamo preso il terzo gol, un fuorigioco, però... ci eravamo sbilanciati per provare a pareggiare. Però ho letto di un Cervia in netta ricrescita. Cervia in netta ricrescita, sì, grazie anche all'arrivo di 4 giocatori importanti che hanno portato di sicuro un ottimismo e anche dalle ultime prestazioni, sia dei vecchi che dei nuovi. Esatto, sono arrivati Gemelli Candoli, sì. Se non sbaglio, insomma, sì. Giocatori importanti, di peso, di peso. E ieri invece ha perso anche il Bellaria, ha perso in maniera un po' strana perché stavate vincendo per 2-0 e poi la partita è finita 3-2 per la Marignanese. Sì, diciamo che nella nostra situazione è una cosa che non deve succedere, perché la Marignanese, abbiamo parlato di un'ottima squadra ed è un'ottima squadra che soprattutto in casa fa molto bene, e noi dopo 20 minuti stava 2-0 per noi col pallino del gioco in mano. Dopo il calcio è strano. E noi avevamo delle assenze importanti, basta pensare che abbiamo finito la partita con 4-99, un 97, un 96. Io, per come vedo l'eccellenza, io l'esperienza può far da padrona e conta molto, e secondo me anche questo ha inciso molto. Però la strada che abbiamo preso con mister Mosconi secondo me è quella giusta e quindi ci dobbiamo credere fino alla fine. Sì, infatti all'inizio un Bellaria molto concentrato, ho letto e ho visto anche delle immagini, però siete veramente giovanissimi in campo, l'esperienza sì. Vi manca. Sì, cioè, poi soprattutto ieri appena ci togli 2 pedine, volevo vedere una squadra in eccellenza che finisce con 4-99, 97-96, no, secondo me in tutta Italia non la trovi.
No, no, infatti. E noi ieri abbiamo finito così. Sì, 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 no, ma infatti ho visto il cammino e mi sono giustificato il risultato. Appunto. Sì, comunque onore a noi, perché anche i loro tifosi sportivamente, uscendo dal campo, ci hanno detto: voi come fate ad essere penultimi in classifica? Ma infatti vi toglierete delle soddisfazioni, secondo me, nel girone di speriamo, ritorno. Speriamo. Perché io ho visto un buon Bellaria, al di là del risultato, parlavo anche quando ho intervistato il mister della Marignanese. Se continuano così, hanno continuità, poi adesso c'è il mercato, so che molti partono, ci saranno dei nuovi innesti, per me il mercato, il Bellaria raccoglierà i frutti, cioè se non molle va avanti così. La Marignanese ci ha creduto un po' di più, cioè vabbè, poi entra Mazzoli, fa due gol, sì, non doveva neanche entrare, era infortunato, diciamo che loro hanno anche loro rischiato di fare il terzo, sì. Dopo ti gira anche magari male, la Marignanese in un buon momento, gioca bene... Quanti giocatori avete fuori, Jacopo? Avevamo Bianchi, il difensore, e un centrocampista, un 97, che di solito giocava, e un altro difensore, un terzino. Dietro, siete... Sì, e poi abbiamo giocato con il difensore centrale, Starita, e il terzino destro, un po' azzaccati, però hanno dovuto stringere i denti. Ah, sì, sì, quando la coperta è così corta, sì. Per forza, in qualche modo, si deve fare. E Leone, la classifica purtroppo è brutta perché avete vinto 3 partite, ne avete pareggiate 2 e avete perso le altre. Avete assolutamente bisogno di muovere la classifica più spesso? Sì, abbiamo bisogno di muovere la classifica. Abbiamo perso molte partite 1-0 che meritavamo quasi di vincere, però il pareggio lo dovevamo portare a casa sicuramente. E ci manca forse un po' di cattiveria per lottare dalla posizione che siamo, ultimi in classifica, ci manca un po' più di cazzimma, come si dice. È quello che cercheremo di fare da qui in avanti, perché ci stiamo riprendendo gradualmente, comunque la speranza... Adesso vi siete anche rinforzati con i fratelli Candoli, Severi... E Domini. E Domini, Sì. Che dovrebbe risolvere le partite anche Domini su punizione, un buon giocatore... È tanta roba, sì, esatto. C'è tutto il girone di ritorno ancora, esatto. E la strada è ancora piuttosto lunga. Invece voi, Alberto, state acquisendo sempre più sicurezza. Questo è fondamentale per una squadra. Sì, speriamo di continuare in questa strada. Abbiamo molto da migliorare, da crescere. Gli errori ne commettiamo ancora molti. E speriamo che il mister... ci porti appunto su una buona strada e lo seguiamo e speriamo di fare bene, insomma, dai. L'avete ancora distante perché sono 8 punti, però fino a qualche settimana fa soltanto era proprio distantissima, cioè invece ora con tutto un girone di ritorno da giocare si può sognare. Ma guardare gli altri, non dobbiamo guardare sicuramente gli altri, e guardiamo noi stessi. Poi la classifica vedrà, si vedrà insomma come andrà a finire. Diciamo che loro adesso hanno trovato continuità, nel senso sì. Magari sono partiti, non sono partiti male, però magari erano un po' altalenati. Sì, esatto. Ma io voglio dire una cosa, mi ha stupito tantissimo ieri, non che mi ha stupito, ma ieri Torconca, che comunque perdeva, è andata a vincere, poi tripletta di Eric Fede, cioè sì. Fede ha fatto tripletta, sì. Cioè, non ci credo. Fede quest'anno è in forma, io l'ho già visto due o tre volte giocare. Io da un po' che Fede lo seguo e che evidentemente è maturato, è cresciuto e sono contenta. Allora, per lui, salutiamo perché... innanzitutto Eric, che è un nostro amico, ho visto sì. Che ieri ha segnato una tripletta, cioè fantastico. Il Torconca, secondo me, adesso è la squadra più in forma del campionato sì. Di promozione. E una squadra molto giovane, gioca un buon calcio, lì è tutto merito del mister. 5 sì. O se non 6 risultati utili, sì. Cioè, quindi, mentre mi preoccupa tantissimo il coreano. Il coreano... Qui vi volevo, esatto, caduta libera del coreano, ragazzi, caduta il coreano, libera. Io l'ho detto, troppe partite giocate in infrasettimanale, rimandate, dopo ma devi recuperare. Me, purtroppo c'è qualcosa adesso, da cambiare. Adesso non ci sono... Dire, ma... So che lasciano a casa 4-5 giocatori. Però hanno preso Braschi, Braschi è bravo. Sì. Braschi era con me. Bracci lo lasciano a casa, forse. No, Braschi. Braschi è preso, sì. No, hanno preso, no, han preso anche Pasolini, il ritorno di Pasolini. Ritorna Pasolini, sì. Metronomo? Sì. Bene, ci fa molto piacere. Che muove, San Marino ha preso Zavattini, bisogna cambiare qualcosa. Bisogna cambiare qualcosa. Secondo me il problema del coreano è che la coperta è corta, ragazzi. Sì. Sono proprio 11 contati. Se 2 gli mancano, sì. Però il coreano, insomma, non può fare questo campionato qui. Pure, troppe partite giocate, non puoi giocare con la coperta corta, giocare mercoledì e domenica, perché non dimentichiamo che sono 2 mesi che giocano sempre il coreano, sì. Fra coppa e campionato.
per i recuperi per via dei giocatori a San Marino. No, no, certo, infatti. Però, insomma, Coriano male male ultimamente, sta perdendo troppe ieri partite. Mancava anche parecchia gente perché avevano Dien squalificato, avevano Costantini fuori, Zavattini fuori, avevano 5 giocatori fuori, però giocavano con l'ultimo in classifica. Ed in casa devi fare il risultato. Sì, assolutamente, assolutamente. Invece ieri ha perso per 2-1 contro il Real Dovadola. E invece, tornando al Cattolica, voi l'avete affrontato il Tor Conca? Sì, è finito il girone, è andato domenica. Sì, esatto. E come vi sono sembrati? Che tipo di squadra vi è sembrata? Ma a me personalmente è sembrata una buona squadra, ma tendo sempre a guardare in casa mia io. E dico che secondo me non dobbiamo aver paura di nessuno, perché adesso come adesso che abbiamo ritrovato una serenità mentale possiamo andarsela a giocare con tutti. Lui. Senza tanti problemi e senza tanta strafottenza, secondo me se ci crediamo possiamo giocarcela con tutti senza nessun problema. Ma la mentalità è quella giusta, deve essere quella. Non paura di nessuno. Lui ha detto, ma frega niente degli altri, no, guarda, cioè, voglio io guardo vincere, in casa mia, non è un bene. Discorso, se vuol passare come discorso egoistico non è un problema per me. No, senza andare contro nessuno, però io la vedo così. Beh, diciamo, qual è la squadra che ti ha più impressionato di quelle che hai incontrato? Con cui te la puoi giocare? Noi. Nessuna, impressionato, sono i più forti. No, impressionato nessuna. Alberto. Dobbiamo giocare contro noi stessi, perché Alberto. Abbiamo dei limiti nostri. E... Secondo te, qual è la squadra? Cioè, ma più... io... Cattolica parte, la squadra più organizzata. Purtroppo io ho iniziato col Cattolica, ho iniziato a ottobre, poi sono stato male anche una settimana, quindi ho iniziato a fare il campionato, l'ho iniziato a metà ottobre. E ho visto meno squadre del mio compagno e... Ma che mi abbiano impressionato, non ne ho vista nessuna. Poi loro hanno giocato contro le squadre al vertice e hanno avuto qualche difficoltà in più. Io personalmente non ci ho giocato, però so che sono attrezzate, so che così. Ci sono delle squadre molto forti. C'è il Diego che si è rinforzato ancora, quindi è una squadra... E infatti li volevo arrivare. Il Diego adesso, come diceva giustamente la Silvia, è da solo in vetta, perché il Russi ieri ha pareggiato contro il Calcio del Duca, che io continuo a dire comunque che è una squadra veramente forte e rugnosa. Esatto, e invece il Diegaro continua a vincere e ha vinto contro in casa del Rombo. Molto sul mancato il esatto, Diego, e vogliono vincere il campionato. Ho parlato oggi col presidente, adesso non ci tirano più indietro. Non si nasconde dietro un dito. Tentano il tutto per tutto. Dopo nel calcio non può venire che perdi magari alcune partite consecutive e ti smonti, però ha detto noi adesso puntiamo. Hanno un attacco d'altronde. Il Diegaro. Altra categoria. Nicolini del Faenza hanno preso. Sì, è vero, l'ho letto oggi. Assolutamente, assolutamente. La vostra ultima sconfitta risale proprio al Diegaro, che è una squadra forte, oggettivamente una squadra forte. Leone, e sicuramente la volontà del Cervia si vede anche dagli acquisti, dai nuovi acquisti che ha fatto, quella di tirarsi fuori da questa situazione. Assolutamente. È arrivato anche il presidente nuovo e ha voglia, c'è voglia sia dal direttore sportivo, il mister, tutto lo staff, tutto il Cervia Calcio, c'è un progetto, un bel progetto e quindi c'è voglia, ci dobbiamo solo tirare sulle maniche e lavorare. Anche perché il Cervia non si è mai trovato in queste condizioni qui, non aveva sempre fatto campionati d'alta classifica. Forse anche per quello, siamo partiti male. E dopo è più difficile. Sì. Assolutamente. Che aria si respira adesso nello spogliatoio, anche con i nuovi arrivi? Abbiamo subito vinto la prima con i nuovi arrivi e c'è stato un bel clima. Adesso ritorniamo al lavoro sapendo che non si potranno vincere tutte le partite, certo, naturalmente, però dai, nessuno è afflitto, affranto, ma siamo tutti carichi per le partite che vengono. Questo è importante. Come non è bella per il Cervia, la classifica non è bella nemmeno per il Bellaria, voi avete vinto 3 partite, ne avete pareggiate 3 e poi avete perso le altre. La cura, Jacopo, qual è la cura? La cura sono i risultati alla fine. Purtroppo a Bellaria la situazione è iniziata un po' così, nel senso che la squadra è stata formata tardi, poi c'è stato il cambio dell'allenatore, poi ce n'è stato un altro. I cambi dell'allenatore. E, insomma, la squadra ha subito un po' di variazioni, però secondo me il valore della squadra
è buono, molto buono. E adesso vediamo il mercato cosa succede. Infatti lì volevo arrivare. Da voi arriva qualcuno che tu sappia? No, che io sappia no. No, ma non ne parlo neanche. No. No, io guardo me, poi guardo martedì, quando vediamo, arrivo domani, vedo chi c'è e chi non c'è, perché... Beh, qualcosa mi... ci sarà, dai. Non qualcuno, mi piace, beh, non mi piace. Qualcuno è partito. Mastroianni è andato via. Ecco. Sì. Mastroianni è andato via e penso che se, per adesso sia stato l'unico. Dove è andato Mastroianni? Ancora non si sa. Ah, non si sa. E Braschi, sì, Braschi è andato via, poi che arriva... So che ci sono dei movimenti. Come giusto che sia, perché sì, assolutamente. Deve essere così. No, no, assolutamente, ha bisogno di qualche rinforzo. Qualche rinforzo, perché già secondo me la squadra è buona, perché sennò non vinci col Faenza, cioè, che è una squadra ottima, mettendoli sotto poi. E quindi dai, speriamo che arrivi qualche giocatore a darci una mano. Dai. E sì, probabilmente il vostro problema è un po' come dicevamo prima del Toro Corian, che la coperta è un po' corta, sì, se vi vengono a mancare un po' di elementi fondamentali. Guarda, poi anche la FIA che adesso ha un sacco di infortunati, ne ha tantissimi, guarda ieri, ha fatto una gran fatica, ha perso ma immediatamente mi hanno detto, io non l'ho vista la partita, però hanno regalato più che perdere, regalano, la FIA continua a fare i regali di Natale. Sotto Natale la FIA dal 2-0 in 10 minuti al 2-2, poi altre papere difensive, gol sbagliati, il portiere ha fatto i miracoli, un giovane del Massa Lombarda. Il portiere che ha fatto i miracoli, dopo voglio parlare anche con Leone, se non sbaglio, perché Bragione, dico bene? Sì, un 2000 forse. 16 anni, 16 appena anni. Compiuti, para il rigore, para la ribattuta sul rigore, okay. Cioè... Sì. Beh, le cose si fanno per bene, sì, se si fanno per bene, veramente un ragazzo 16 anni, un 2000, sappiamo quanto è importante avere gli under in eccellenza, ce ne devono giocare tre e lui è veramente, gioca perché è bravo, se lo merita, e adesso dovrà andare in vacanza con la sua famiglia 2 settimane in Thailandia, so, quindi ci verrà a mancare questa, è una pedina importante, è una pedina importante, però dai. Beh, c'è solo una partita, quindi dai. Ah, ma che bene. Sì, sì, ne salta, si gioca fino all'8. Però, cioè, mi sono esaltata leggendo, insomma, sì. di questo portiere giovanissimo che ha parato. Ieri Roby, un gran docente, mi hanno detto, Doppietta. Un grande... cosa? No, docente. Era da un po' che... Sì, docente. Anche... Sì, docente a Cattore. No, ma nella Fia Riccione una grande punta, Cecconi. Cecconi che ha fatto anche gol. Ha fatto il gol, ha causato il rigore. Ci siamo al casello di Rimini Nord, sì. Loro in partenza con i giocatori della FIA, loro in partenza, e allora ci siamo fermati, difatti sì. Mi ha detto che... quando gol, ha causato il rigore e il portiere gli ha fatto i miracoli. Quando abbiamo anticipato la cessione di Cecconi alla FIA Riccione, sì. Proprio che il giorno però in cui ero ospite, mi ha detto, guarda, ti giuro, io non sapevo niente, ho chiesto il giorno dopo al DS Pietro Tamai e mi ha confermato che era vera. Vero. Ma l'ho saputo da voi. È sempre un piacere. Ieri esatto. È stato strepitoso, mi hanno detto. Allora gli facciamo subito i complimenti e gli diciamo che lo aspettiamo in studio. A proposito di attaccante, visto che parliamo anche di Serie D, che ancora ne abbiamo parlato, ieri Ravenna tripletta forte. Oh, ieri è la giornata delle triplette. Ieri Ravenna tripletta di Fedele. Forte, sì, ha fatto esatto. Tripletta di forte. Esatto. Primo derby vinto con la Ribelle, tra l'altro. La Ribelle, sì. Che era un po' un tabù. Sì, 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 era un bel po'. Dopo guarderemo tutti i risultati. Un po' in spazio, mi hanno detto. Poi forte nasce centrocampista. Sei che sei più pratica di Serie D. La tripletta non centrocampista. No, infatti. Poi non so se lo fa giocare dietro la punta o meno. A maggior ragione. Non lo so, tu Silvia lo sai? Che cosa? Se forte lo fa giocare dietro la punta. Antonioli? Sì. Dici forte? Forte. Dietro Graziani, dici? No, non lo so, perché quando giocavo io a Bellaria con lui faceva la mezzala, ha fatto un mucchio di gol. Mauro si è andato, ho trovato un po' a ridimensionare anche un po', anche Ambrogetti l'ha tenuto fuori, poi dopo sì. L'ha reinserito, c'ha un po' da fare con la formazione. Sì. Mm. E allora io direi che è il momento, esatto, di chiamare in causa gli amici dei nostri ospiti. Siete pronti, soprattutto voi due, guardo i due ospiti del Cattolica, perché è davvero uno sterminio. Allora, ecco, ok. Però anche del bene. Hanno colpito per uccidere proprio. Sì. Okay. Un saluto al muro difensivo Tomassini e alla freccia di fascia Tinti, dal vostro amico Maso. E qui Poltiera. Tutto bene. Per Tomassini ho un frigo della Red Bull in vendita, può interessarti? Un tuo ammiratore? Non so se ti può interessare. Non so di cosa, ha una faccia Alberto, come per dire, non so di cosa stanno parlando. Come hanno detto prima di venire in trasmissione, che lui non si è presentato un giorno, non si sa il motivo, alla partita. Perché era abbracciato un frigo? Non lo so, dentro della birra, no? Lo cercavano, lui non c'era, non si è presentato. Non si è svegliato Alberto.
Com'è? Si è svegliato. No. No, si è svegliato, ma non si sapeva. È una bugia. È una leggenda. Brava, è bravissima. Tinti, è vero che saresti in grado di recitare quasi tutto il Vangelo a memoria? Questa penso di immaginare chi l'abbia scritta, poi ne facciamo i conti domani all'allenamento. Gran bella partita della Sammorese, bravo Paga, da Paga 0-3. Adesso ne parleremo della Sammorese che ha steso l'ex capolista, oltretutto in rimonta. Poi ci sono ancora tanti complimenti a Cristian Carabini e alla Silvia per la trasmissione, leggo solo uno per tutti. Calcio Junior TV, sempre complimenti a tutti, con questa trasmissione avete fatto gol, ci scrivi. Tra l'altro voglio dire che con Carabini andremo a presentare la serata del Bell'Aria di Natale giovedì. Molto bene. Così, così. Molto bene, sì, ma tra l'altro c'era anche quella dell'Accademia la settimana saremo prossima. Anche dell'Accademia. Che trasmetteremo anche, tra l'altro, su Icaro TV. Insomma, tanti impegni, sì. Tanti impegni. Poi, grande Tommy, colonna della difesa del Cattolica. Dai Cattolica, che la via è quella giusta, continuiamo così. Vai Tommy, cameriere pazzo, ma bravo. Sì, perché lavoro in un ristorante. Sono cameriere in un ristorante per la stagione estiva. Non so chi è che l'ha scritta sta cosa. Neanche noi, facciamo un passo indietro. Pareggio del Sant'Ermete a Romagna, peccato per quella punizione regalata Andrea di Sant'Ermete. Poi biscotti li preparo per sabato, ma se preferisci li facciamo nell'anno nuovo con la vaniglia del Madagascar. Grazie, un saluto a tutti voi e a Filippo. Ma credo relativamente un messaggio di Misano che partono, vanno in Madagascar in ferie 20 giorni fino a oggi. Thailandia, Madagascar. Buonasera, una domanda per Attilio, notizie del mercato della Marignanese? Ma quel che mi risulta, la Marignanese se prende un giocatore ma si ferma lì. Ma giusto, mi sembra la che squadra sia c'è. Posto, no? Beh, meglio di così. Ha di buoni giovani. Un ruolino di marcia da capolista, sì, ha detto, sì. A parte la sconfitta per i Rimini, per il resto non ha più conosciuto, insomma, sì, l'Onta, sì. Perché no, sta sicuramente andando molto molto bene. Poi fate l'alcol test a Tommasini e Tinti. Quanti spritz vi siete fatti prima della diretta? E non ce l'avete portato nemmeno Pagno. Uno! È firmato Pagno, ha avuto il coraggio di firmare il messaggio. Tra l'altro siamo andati a trovare lavoro prima di venire in diretta. Che tra l'altro era per caricarvi, con me Geo e Valori prima in hotel da museo proprio. E insomma, e su questo un tour praticamente ha fatto quest'uomo. Giro. E su tutti questi spritz che girano. Sì. No, noi non abbiamo la secca. No, noi non abbiamo la secca, ragazzi. Bravi. Ma noi come nel campo pensiamo a noi, Noi se volete possiamo offrirvi un bicchiere di acqua trattata con soluzione acqua, quello possiamo arrivare, perché ce l'abbiamo per Calcio Junior TV, abbiamo questa partnership, quindi del loro poi, presidente. Visino numero uno a proposito di super presidente, è a casa, simpatico. È a casa moribondo, sta male il presidente. È tornato dalla... dove è stato? Albania. Tornato moribondo. È tornato malato, sì. Davvero? Ma si è ammalato un po' spesso, perché quel giorno che giocavate contro il Conca stava male, aveva la febbre. Pronta guarigione al presidente. Ma sì, ci starà guardando, adesso ci starà rifacendo. Visto l'abbigliamento di difensore del Cattolica, potreste fare una selezione d'ingresso. Chiedete attenti perché è soprannominato Padre Roberto suo amico Tommaso Angelelli. Filmato. Poi c'è il Vangelo. No, fallo, c'è rispondere, qualcosa fallo, sotto. Fallo rispondere perché sono diventata curiosa. No, vabbè, diciamo che in diretta hanno certe cose non si possono dire. Nel campo di calcio. Poi riguarda anche un po' la vita personale, che diciamo che scrivo canzoni e il mio nome è ricollegato al Vangelo per appunto cose che non bella. Si possono dire. È una cosa bella, perché non si può. Pensavo che si voleva fare il prete. No, guardi. Ma io la trovo una bella cosa. Sì, certo. Anche. Allora, Tomma, c'è Mercu che ancora ti aspetta al campo a Savignano. E questa è la partita che ha saltato, altro che non è vero. No, in teoria l'avrei dovuto portare giù, ma mi hanno detto che era già tornato giù. Diciamo che sono partito senza di lui, praticamente. Ha lasciato a piedi il capitano. Sì, ogni tanto controlla che Tinti non si addormenti. Poi Tommasini sembra che ha più sonno adesso che dopo un after. Per Silvia, chiedi informazioni su Andrea Strada, Ioli, portiere 2002 ed Edelweiss. Adesso voglio qualche informazione sul portiere dell'Edelweiss. Cioè devo chiederlo io. Devi chiedere informazioni, chiederò, non lo so. Chiederò. Questo è il messaggio, è arrivato così. Grande Coppa del Cattolica, due fuor classe. Ostia. L'ha visto male. Poi, scusate la mia scarsa informazione, volevo chiedere a quale squadra è stato ceduto Andrea Brighi, ormai ex marignanese, e poi quali giocatori ha acquistato? L'ho detto adesso, Cattolica. Era già arrivato al Cattolica, l'avevamo già detto, l'abbiamo anche scritto anche su newsrimini.it proprio la settimana scorsa.
togliete il trucco dagli occhi di Tomassini. Trucco? Dagli occhi di Tomassini. E poi praticamente c'è quest'ultimo che non so a chi si è riferito. Facile fare tripletta con rigore avuta richiesta, bisognerebbe essere più obiettivi. Non so a chi, a quale. Forte ha fatto un gol su rigore nella tripletta. Sì, sì. Quindi, ah, però non l'ho vista. Due rigori di troppo ci sono? No, ha fatto un rigore. Facile fare tripletta con rigore avuta richiesta. Forse non lo sappiamo. Se chi l'ha scritto ci vuole specificare, volentieri. Ma anche no. Cioè, ma anche no. Ma anche no, esatto. Fa anche le stesse. Allora, andiamo a vedere tutti i risultati del campionato di eccellenza, questa 17ª giornata. Abbiamo già parlato di Bellaria e di Cervia. Andiamo a vedere anche tutti gli altri risultati. Castrocaro, Real San Lazzaro è finita 2-1. Gol di Bonavita e di Godoli, che segna nel rimonta. Perdeva. Sì, esatto, 1-0. Segna nel rimonta. Complimenti a tutte e due. Corticella Samperana è finita 1-1 con la Samperana, sì, un altro gol è stato a muovere la classifica. Faenza Cervia ne abbiamo già parlato. Faro Cop Classe è finita 3-2 per gli ospiti, per il Classe. Marignanese Bellaria, la Marignanese ha vinto in rimonta contro il Bellaria. Abbiamo già parlato della Fiericcione Attila, 3-2, esatto, che era quasi riuscita a riprenderla ma poi alla fine ha perso. Old Meldola Savignanese è finita reti bianche. Progresso Granamica è finita 1-1. Sant'Agostino Rimini, poi ne parleremo, è finita 1-0 contro i Santi. Comunque no, nella nebbia, non so se forse quel gol non c'era, non so, non abbiamo visto. E invece Sasso Marconi Argentana è finita 1-0. Questo tutto quanto il turno per quanto riguarda questa 17ª giornata. Facciamo un po' il punto della situazione dell'eccellenza, prima con Leone e poi con Jacopo. Leone, il campionato è ancora abbastanza aperto? Sì, il campionato è abbastanza aperto. Diciamo che per me le due favorite sono Rimini e Sasso Marconi. Sasso Marconi gioca veramente bene, ci ha veramente messo in difficoltà, ha giocatori forti. E Rimini è Rimini, non c'è bisogno di presentazioni. Il campo, lo stadio fanno la differenza. Il blasone, fare la sì. Esatto. E invece secondo te, Jacopo? Noi con il Sasso Marconi ci giochiamo domenica, non abbiamo ancora giocato. Ah, quindi l'ultima partita. Chiudiamo in bellezza proprio. Mi raccomando, chiudete la grande l'anno, la grande. Mi raccomando. Difficilissima l'ultima. Infatti chiudiamo in bellezza. Io dico per il Bellaria, non è che... Come non no, se possiamo fare un favore, lo facciamo sia a noi che a voi, guarda, proprio volentieri. Anche perché Rimini è una partita difficile anche domenica, perché il Progresso non è facile giocare. È un po' difficile il Progresso. È difficile, sì. Però Rimini, ho visto che oggi ha preso valori. Rimini, cioè, secondo me adesso non vorrei portare sfortuna, ma alla lunga, cioè, Rimini secondo me se la può fare senza dubbi. Deve mettere dai. Un po' più che ti vede, un po' più grinta con le ultime, perché ha perso col Faenza, ha perso col Sant'Agostino. Sì, però magari adesso sono partiti, è già passato il girone di andata, magari anche alcuni giocatori che hanno fatto la Serie D si devono ambientare in un campionato che non è facilissimo. Adesso hanno fatto tutti i gironi di andata, ma sono giocatori che tanto di cappello, adesso hanno preso anche valori. No, a proposito di valori, mi diceva che lui l'anno scorso si è andato a giocare a Sant'Agostino. Ha detto, quando siamo arrivati là, ha detto, cos'è qua? Perdiamo pure a tavolino, perdiamoci a casa. Perché ha detto che era un campo, hai visto le foto. Beh, è inutile, è vero che per tutte e due, però è vero che la squadra è più tecnica. Un film dell'orrore, cioè, è un po', si vede che... Bah. Sì, ma sono alcune squadre che fanno di forza queste cose. Come se vai a Farocop, è un campo piccolissimo, come a Classe. Sono alcune squadre che puntano su questo, fare magari molti punti in casa e poi fuori casa magari cercare un pareggio. Infatti un Rimini, infatti ieri ha fatto molta fatica. Va a Farocop, farà fatica. Sì. Va a Classe, non è facile. Benelli, allora, fortunatamente. Però ha fatto fatica uguale, in quel caso. Però dai... Ma infatti Riccardo forse che questi campi li ha già calcati l'anno scorso, forse può essere... può aiutare. Invece in promozione, e vi chiedo, Alberto e Roberto, se in qualche modo vi aspettavate questo forte rallentamento del Rossi, che è già stato un momento del campionato, so che non volete parlare delle altre, ma il campionato è il vostro, insomma, cioè, voglio dire, quello è, e che c'è stato un momento, insomma, che sembrava avesse praticamente quasi ammazzato il campionato, e se questa fase calante, aver perso tanti punti, può in qualche modo condizionarli negativamente.
Ma io, guardi, personalmente conosco poco la categoria perché non sono romagnolo, sono arrivato quest'anno, però per come erano partiti io davo per scontato che avessero già vinto il campionato, che comunque fossero a buon punto. Esatto. Questo crollo che hanno avuto nelle ultime 6-7 partite è strano. È strano perché non conosco e non conosciamo la situazione. Fa ben sperare per noi che abbiamo trovato la serenità mentale anche sul campo a livello di risultati. Però tutte le squadre hanno alti e bassi, quindi loro sono andati bene prima, adesso hanno un momento di crisi. Magari altre squadre andavano bene, male prima, adesso stanno facendo i risultati. Secondo te, Alberto? Ma io con i russi in particolare non ho giocato, quindi non posso dire se è una squadra che poteva ammazzare il campionato. E ha avuto sto calo, e adesso il Diego è lassù, adesso vedremo, insomma. No, manca tutto il ritorno, voglio ancora, cioè la strada infatti, è lunga, sì, lo so bene. È lunga, insomma. Lo so bene. E prima di passare al prossimo turno con tutti i nostri ospiti andiamo a vedere anche i risultati di Serie D. Ne abbiamo già parlato velocissimamente. Limolese ha vinto contro il Castelvetro e come ha vinto? 5-1, bel risultato pieno. Ovviamente sto parlando di Serie D, Girone D, mentre Ravenna Ribelle ne abbiamo già parlato, 3-1 con questa tripletta. Però andiamo in Serie D, Girone F, alla partita che più mi preme perché comunque le simpatie sono rimaste immutate assolutamente. Ieri la San Maurese in rimonta contro la prima della classe vince per 2-1 con una prestazione incredibile. Hanno detto che è stata una bellissima partita, giocata da entrambe le squadre molto bene. Il pubblico si è divertito molto, Bonandi super. Bonandi che è ritornato in formissima. Mi hanno detto che Bonandi ha fatto la differenza ieri. Bonandi la fa spesso la differenza, infatti, adesso non ha giocato per un sacco di tempo perché era infortunato, adesso è tornato in forma. È tornato, però dice che la partita è stata bellissima, quindi esatto. Ha vinto meritatamente la San Maurese, però... Bonardi super. Comunque su Matellica, cioè non è che proprio il Matellica era il primo della classe, ma invece esatto, anche loro adesso un po' di... sì, hanno un po' di giocatori cioè. Infortunati, Lunardini fuori da un pezzo, adesso sono andati sul mercato che hanno preso Cuttone ieri. Stanno rinforzando anche il centrocampo. Sì, perché è un pochino in crisi. Adesso la San Maurese si è portata a 25 punti, mentre la capolista è il San Nicolò Teramo, che di punti ne ha 33. Direi che la San Maurese sta facendo un campionato. Però anche qui è un campionato lungo, ancora tutto da giocare, anche altro perché che. Il ritorno, il rispeso sta facendo molto molto bene. Sì. Però vedi, le squadre grosse, anche qui come dicevamo prima, perdono i punti con le squadre piccole, perché il Matellica ha perso i punti ieri a San Mauro, ha perso i punti con l'ultima in classifica, la penultima in classifica, vincono bene e perdono con le piccole. Vuol dire che la mentalità della grossa squadra, come Rimini, può perdere benissimo con le piccole. Bravo Attilio, per me è una questione molto di testa. Di testa. Allora, andiamo subito al prossimo turno. Il Cattolica dovrà andare a giocare sul campo del San Pietro in Vincoli, una partita difficile, Roberto. Sì, la nostra intenzione è quella di partire forte subito, come abbiamo detto stiamo incanalando un certo percorso, abbiamo trovato, almeno pensiamo di aver trovato la strada giusta e vogliamo rimanerci fino alla fine senza tanti giri di parole. E oltretutto siete in un ottimo momento. Alberto, cosa dice il presidente Visina? È contento? Ah sì, poi di me è contentissimo. No. Mi sembrava vagamente ironica questa affermazione. Abbiamo un ottimo rapporto. Io personalmente ho un ottimo rapporto con lui e lui è molto bravo per la società. È molto bravo, sa fare molto bene il suo lavoro e speriamo che continui così, che rimanga con noi e che porti avanti questo progetto. Poi vedremo. Assolutamente. Prima era Max Gazzè, sai chi mi ricorda lui? Sentiamo adesso. Mi ricorda quello che faceva i film di Pieraccioni. Ora non ci credo. Ciccherini. Sai, uguale. Lo stavo guardando. L'abbiamo avuto tutti stasera, fantastico, va bene. Allora, invece volevo chiedere a lui se prima di andare in campo diceva Rosario. No, purtroppo è il contrario. Ok. È un mio limite, lo riconosco.
E a te ti ammoniscono se ti sentono. E invece in eccellenza il Cervi andrà in casa del Corticella a giocare il Corticella a 18 punti, una partita da vincere assolutamente. Sì, cattiveria. E basta. Andarci là. Ci dovete credere fino alla fine e fino in fondo. Sì. Vi siete anche rinforzati? Anche perché dobbiamo fare queste settimane di vacanza, diciamo, con il cuore un po' più in pace. Esatto, un po' sereni. Mentre sarà difficilissimo per il Bellaria, però vietato non crederci, perché altrimenti è già finita. Non esatto. Partiamo neanche. appunto, esatto. Perché è contro la capolista, il Sassuolo. Sì, però noi di solito con quelle sopra... Esatto, fate qualcosa. Bene, evidentemente... Io non sia mai, però noi ce la mettiamo tutta, tanto... Tirate fuori l'adrenalina, la grinta in qualche Tiriamo modo. Tiriamo fuori la grinta, tutto quello che abbiamo, tanto dopo si va un po' in vacanza e quindi... Si stacca un po' la spina. Si stacca un po' la spina e quindi è sempre meglio finire un po' col sorriso. Speriamo, dai. Quello sicuramente. Attendiamo buone notizie. Assolutamente, attendiamo buone notizie per il Bellaria sempre. Vi rientra qualcuno, Jacopo, che tu sappia di quello? Sa di no. Vediamo Bianchi, il difensore centrale, se riesce. Se no, poi non ci sarà neanche Mastroianni, quindi vediamo il mister come sistemerà la squadra tatticamente. E dai, vediamo. Come vi mette in campo, certo, assolutamente. Allora, sono le 21:20, quindi è tempo di lasciare spazio al Rimini. Rimini che, appunto, abbiamo detto, ai noi ha perso contro il Sant'Agostino, però una bella notizia è oggi arrivata, perché è arrivato un attaccante di quelli che pesano. È vero, è un'altra buona notizia, la daremo tra poco ai nostri telespettatori. Cavolo! È arrivata la maglia. Un'anticipazione che abbiamo lanciato. Possiamo dirne due, se mettiamo anche la maglia, però la maglia è arrivata a Bologna per il momento, quindi ferma Bologna. La vado a prendere in macchina per portarla giù. Secondo me i tifosi domani mattina si mettono in macchina e la vanno a prendere. Esatto. È una buona notizia, ma c'è un'altra che invece riguarda diciamo il nostro gruppo, i Caro Comuni, che ci ho legato al Rimini, ma la sveleremo tra poco. La sveleremo tra poco. Allora, io saluto e ringrazio moltissimo Grazie a voi, buon Natale a te, che mi hanno detto che la prossima settimana non ci sei. Mi diserterò, infatti dopo siamo darò gli auguri di buon Natale a tutti quanti. Io voglio ringraziare Attilio perché mi ha portato i cioccolatini, e voi neanche niente, voi quattro uomini, niente. Sto scherzando. No, comunque. Va bene, sono tutti in debito di uno spritz, così. Io l'ho bevuta. Con tutti quanti. Esatto, è ovvio, cioè siamo donne pretenziose. La Silvia non la saluto perché rimarrà qui con noi. Ringrazio tantissimo Roberto, il difensore del Cattolica, è un grossissimo in bocca al lupo per il Cattolica. Crepillù. Alberto, continuate in questa striscia positiva? Sì, continueremo, speriamo. Sì, dai. Sì. E porta i miei saluti al presidente Visino. Sì, il portiere sicuramente. Grazie mille. Un grandissimo in bocca al lupo a tutta la Cervia e a Leone. Crepi. E grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, buonasera. E grazie di esserci tornato a trovare, Jacopo. Grazie a voi, grazie mille per l'invito. Grazie a te per essere qui e mi raccomando, forza e coraggio. Come no, grazie mille, grazie. Grazie a voi. A questo punto io chiudo questa seconda parte di calcio.basket, ma tra pochissimo arriverà la terza parte, tutta dedicata ai biancorossi. A tra poco.